Sono Domenico Pozzovivo e sono fuori di bici. Sono Oscar Gatto e sono fuori di bici. Sono Moreno Moser e sono fuori di bici. Sono Damiano Cunego e sono fuori di bici. Sono Eros Capecchi e sono fuori di bici. Sono Danilo Di Luca, sono fuori di bici. Sono Francesco Chicchi, fuori di bici. Sono Vincenzo Nibali e sono fuori di bici. Sono Diego Lissi, sono fuori di bici. Così dunque si apre lo spazio dedicato al ciclismo. Nel frattempo si vanno invece concludendo i primi tempi delle gare di Serie B. Juve Stabia Sassuolo 0-0, Modena Verona 0-1, Varese Sampdoria 2-1, col Varese che si è visto annullare anche un gol per fuorigioco, Matteo. Mentre un grande pomeriggio è stato per De Gendt, protagonista di una fuga super epica, prima sul Mortirolo e poi sullo Stelvio. Eroe assoluto, direi quasi, di questo Giro d'Italia per la portata della sua impresa. Ha vinto sul traguardo dello Stelvio dopo essere partito già sul Mortirolo. 56 secondi di vantaggio alla fine su Damiano Cunego, che si è piazzato al secondo posto. Terzo posto per Michel Iturralde Nieve con 2 primi e 50 secondi di ritardo. Al quarto posto Joaquin Rodriguez con 3 primi e 22 secondi di ritardo. Quindi Michele Scarponi 3.34, Ryder Esiedal con 3.36. Quindi tutti gli altri al decimo posto, un Ivan Basso in crisi assoluta, 4 primi e 55 secondi di ritardo. Per una classifica generale che a lungo ha visto una De Gendt addirittura sull'orlo di raggiungere e sfilare la maglia rosa Joaquin Rodriguez, che invece la conserva con 31 secondi di vantaggio su Esiedal. Terzo posto per Michele Scarponi, al quarto posto proprio De Gendt con 2 primi e 18 secondi di ritardo, guadagnato tantissime posizioni. Quinto posto per Ivan Basso con 3 minuti e 18 di ritardo. Sesto per Damiano Cunego con 3 primi e 43 secondi di ritardo. Pronti ad approfondire tutti questi temi tra poco con i grandi ospiti di Fuori di Bici. Questo è il suono di un ciclista con un completo normale. Questo quello con il body Castelli Sanremo. Castelli è sempre alla ricerca della massima aerodinamicità, grazie agli studi in Galleria del Vento e ai test con gli atleti della Nazionale Italiana e del team Garmin Barracuda, dei quali siamo partner tecnici. Quando sentirai l'aria che ti scivola attorno al corpo, capirai di cosa stiamo parlando. Castelli, lo sai di avere un netto vantaggio su tutti. Gaerle è sinonimo di comfort e qualità. Nel 50° anniversario presenta G-Crono, la nuova calzatura da ciclismo super leggera, solo 275 grammi, traspirante e senza alcun punto di pressione grazie al sistema di chiusura brevettato BOA. G-Crono è stata designata dai ciclisti professionisti come la miglior scarpa sul mercato. Non perdere l'occasione e provala subito presso i rivenditori Gaerle. AllOneSport.com, il negozio online per tutti gli sportivi. I migliori marchi di ciclismo, tennis, calcio e tanti altri sport ai migliori prezzi. Entra in www.allonesport.com. Troverai tutte le novità, le divise ufficiali dei team ed offerte imperdibili con garanzia e velocità di consegna. www.allonesport.com, il numero uno per lo sport sul web. Questa è Radio Sportiva. Questa è Radio Sportiva, questa è Fuori di Bici in diretta sabato 26 maggio 2012 per approfondire una tappa splendida, finalmente ricca di emozioni al Giro d'Italia, e come sempre lo facciamo con grandi ospiti, Fabio, in questa giornata. Intanto Roberto Sardelli, velobike.it. Ciao Roberto, buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio anche a voi, ci siamo sentiti poco fa e sto veramente analizzando a freddo quella che finalmente, come ha detto Matteo, è stata davvero una bellissima tappa. Sentiamo se si è divertito anche Pavel Tonkov, che ringraziamo per essere con noi. Buon pomeriggio Pavel. Sì, buonasera a tutti voi. Che impressione ti ha fatto questa 20ª e penultima tappa del Giro d'Italia? Finalmente si è mosso qualcosa? Vabbè, il ciclismo è veramente un sport di spettacolo. Vedere non si noi, che veramente non voglio dire che sono divertito, però cioè, a me mi dispiace vedere come soffrono, perché fanno veramente bello spettacolo. Roberto, lascio la parola anche a te, insomma, per chi il Giro d'Italia lo ha vissuto da grandissimo protagonista, tutte le corse a tappe, davvero un grande ospite nella giornata di oggi, Pavel Tonkov. Roberto. Assolutamente un grande ospite, che ringrazio personalmente per l'adesione.
ma veramente c'è, cosa bisogna dire a Paddleton Club? Bisogna essere onesti, hanno regalato un bello spettacolo, come dice Sofri, a vedere questi corridori soffrire così tanto in salita, ma Pavel ha affrontato campioni del rango di Indurain, Rominger, Pantani, Gotti. Francamente Pavel, ti prego di cedere a questa mia provocazione, abbiamo visto lo spettacolo soltanto oggi e i grandi protagonisti non ci sono, non ci sono grossi campioni a questo Giro d'Italia, o forse non ci sono più i grossi campioni di una volta, che cosa ne pensi? Ma io direi che per me sono primi 20, arrivare primi 20 nel Giro è proprio veramente, sono un grande campione, solo arrivarci, perché a questi giorni sono tante dure, difficili, non avevo tanto distacco, però sport sta sempre io e sta in evoluzione e spettacolo, cioè, sono tappe, sono durissime. Non dimentichiamo che sono tanti mille chilometri sono sui gambe e non è facile vedere la televisione, non sembra che sono tanto duro, però veramente come se sulla sella ma arrivano brividi, è tutta un'altra prospettiva, Pavel, insomma, però... ci voleva dire Pavel Tonkov, no Roberto? Sì, però io volevo dire, Pavel è stato un grande campione, però veramente la qualità, l'attitudine che aveva soprattutto era la tenacia. Oggi abbiamo visto un grande spettacolo e veramente i corridori non c'è da dire nulla, ma nei giorni scorsi l'attendismo è prevalso. Ricordiamoci quelle che sono state le sfide di Pavel Tonkov con i grandi campioni appena citati. Ecco, fino a ieri c'è stato molto attendismo, non credi Pavel? Vabbè, anni 90 magari sì, avevo tantissima concorrenza, adesso possiamo salire con nomi che non parliamo più, sono tanti veramente, avevo tanto spettacolo e avevo tanta concorrenza perché partivo una grande giro, tour, vuelta e se sono tanti protagonisti, magari 1-20 che lottavano per vincere. Quello si può dire che sì, magari adesso la vedi distacchi tanto, magari quando un corridore prende un giorno di crisi la prende di svantaggio magari tanti minuti, però un campione mai prende magari un tanto di svantaggio, magari un giorno in crisi prende tre minuti, sì, perché deve difendersi. E lo vedo quelle che sono arrivate per domani in crono, sono quelle che vanno a lottare per vincere. Pavel, grazie, buona serata e a presto. Grazie a voi. Roberto Sardelli invece di velobike.it resta con noi tra pochissimo con un altro prezioso ospite per analizzare nel dettaglio anche quello che è successo oggi, per provare ad anticipare quello che potrebbe accadere domani nella crono di Milano, tra pochissimo. Farnese Vini è passione, cura maniacale dei dettagli, dalla vigna alla cantina alla bottiglia. È per questo che siamo leader in 74 paesi e il nostro Edizione 5 Autoctoni è stato per 4 volte premiato come miglior vino rosso d'Italia. Farnese Vini, la vittoria è nel nostro DNA. Hot Pack Sportful è la linea di giacche e gilet più leggeri, comprimibili nel mercato. Ora disponibile anche nella versione impermeabile, sviluppata per affrontare le condizioni meteo delle strade della Sportful Dolomiti Race, la più dura a gran fondo d'Europa. D'ora in poi con Sportful Hot Pack avrai tutto in tasca. Cercala su sportful.it. Questa è Radio Sportiva. Torniamo in diretta per Fuori di Bici qua con Radio Sportiva, Matteo Magrini, Fabio Russo. Abbiamo salutato un grande ospite come Pavel Tonkov, abbiamo sempre Roberto Sardelli, velobike.it. Io Roberto tornerei da te prima di salutare il nostro prossimo ospite per analizzare anche più nel dettaglio quello che è accaduto oggi. Abbiamo ad un certo punto, almeno io che raccontavo la tappa, tifato per De Gendt perché stava facendo davvero qualcosa di straordinario, Roberto. Ma sicuramente è quello che si chiedeva ai corridori, pur riconoscendo, ripeto, una benevola, lo dico in termini benevoli, mediocrità
capito? Veramente lo spirito d'avventura, lo spirito di fantasia. Oggi c'è stato anche delle situazioni speculative, quando né Scarpone né Rodriguez hanno risposto agli inviti di Heisdal a collaborare. Ma è questo il civismo che voglio vedere, non è il civismo degli ultimi chilometri, ma soprattutto quello che ha cambiato un po' le carte in gioco, e poi ne parleremo col prossimo ospite, è stato che finalmente la Liquigas ha abbandonato quella sciagurata tattica che gli ha portato veramente nulla sì, di fatto. Effettivamente è stato così, tirando un po' le somme anche Roberto, soprattutto dei big di classifica, al di là delle difficoltà palesate da alcuni nelle prime settimane, anche dopo le primissime salite, credo che la delusione più grande di questo Giro d'Italia si possa dire Ivan Basso, comunque la sua squadra. Sì, ma la delusione credo che sia rafforzata, perché meritano rispetto, come ha detto Tonko, per tutti i corridori, dal primo all'ultimo, per la fatica che fanno. La delusione è stata aver attuato un tatticismo esasperato, un controllo esasperato, che poi ha fatto il gioco di chi adesso li precede in classifica, cioè, è capito, hanno frenato quello che è stato l'agonismo e poi non hanno raccolto nulla, questa è la delusione. Poi ripeto, sulle montagne così ci sta di essere presenti come di non essere, merita rispetto basso come altri, ma è proprio questa logica, questo comportamento tattico che veramente merita più di una critica. Sicuramente, Roberto, tra l'altro ne parliamo subito perché abbiamo un grande direttore sportivo in linea con noi, Matteo, con il quale è possibile dialogare evidentemente proprio di questi aspetti tattici relativi al Giro d'Italia. Marco Saligari, ex corridore, direttore sportivo della Landbuff Credit, al telefono con noi. Saligari, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E grazie per aver accettato il nostro invito. Stavamo discutendo anche con Roberto Sardelli di velobike.it della tappa di oggi. Intanto le chiedo un suo primo commento proprio di quello che ha visto, soprattutto dell'emozionante tentativo e della straordinaria impresa di De Gendt. Beh, io conosco abbastanza bene questo ragazzo, poco conosciuto al pubblico italiano, però vi posso garantire che è un atleta molto forte, che è arrivato all'ultima tappa del Giro di Francia quarto in una cronometro di fine tour, e quindi è un corridore che quest'oggi ha rischiato di far saltare il banco. Fortunatamente c'è stato un po' di spettacolo, forse dai corridori che non ci aspettavamo. Roberto, accennavi al tatticismo della Liquigas. Sì, ma sai, ora fiorire con la Liquigas, approfittarne anche con Marco Saligari sarebbe un po' come sparare sulla Croce Rossa. Chiaro che vorrei anche dare un suo commento. Certo, oggi sono cambiate le regole del gioco e questo ha consentito anche un'interpretazione un po' più fantasiosa della corsa, non credi, Marco? Direi proprio di sì, anche se la Liquigas, insomma, ha creduto in questa tattica contestata da tutti e ieri, insomma. Dopo la tappa di ieri probabilmente è facile dirlo, ma contestata anche da me. Avevano degli atleti che potevano giocarsi diversamente. Credo che ne faranno tesoro la Liquigas Canyon del Giro d'Italia di quest'anno. Allora facciamo così, Saligari, le chiediamo un attimo d'attesa e poi ne riparliamo tra un istante a Radio Sportiva per Fuori di Bici. IncoSport è presente al 95esimo Giro d'Italia con il team Androni Giocattoli Venezuela. IncoSport è una linea di integratori di alta qualità. Active per il fitness, Endurance ed Extreme per tutti gli sport, professionisti, agonisti ed amatoriali. IncoSport nutre la tua voglia di sport e di benessere. In vendita nelle farmacie, nei migliori negozi di ciclo e online su www.incosport.it. Impresa di tinteggiatura di Corrado Lucchini. Tinteggiamo edifici commerciali e privati, interni ed esterni, con le tecniche più avanzate ai migliori prezzi sul mercato. Per qualunque informazione non esitare a contattarci all'indirizzo mail corradolucchini@alice.it. Corrado Lucchini, un uomo vicino al ciclismo. Questa è Radio Sportiva. Fuori di bici in diretta Radio Sportiva alle 19:03 minuti. Matteo Magrini, Fabio Russo in studio, Roberto Sardelli, velobike.it e Marco Saligari al telefono con noi. Prima di tornare da Roberto per un'ultima considerazione con il nostro ospite, a Saligari voglio chiedere un commento anche ai movimenti alla tappa di oggi della Lampre, con l'attacco di Cunego. In molti alla fine, negli ultimi chilometri soprattutto sullo stelvio, si aspettavano che Cunego potesse aspettare Scarponi, invece Cunego ha tirato dritto, ha fatto bene. Lei che idea si è fatto?
Ma io credo che il passo che ha fatto Scarponi Cunego non lo potesse seguire negli ultimi chilometri. La tattica della Lampre è stata quella probabilmente di cercare il successo di tappa innanzitutto con Cunego, che gli è sfuggito direi non per molto, perché se valutiamo l'ultima salita, la seconda metà dello Stelvio l'ha percorsa forse anche più velocemente di De Gendt. Ha pagato quello strappo a metà Stelvio, quando il belga gli è andato via, però direi che insomma ce l'ha messa tutta per lasciare un segno Cunego a questo Giro d'Italia, e non penso abbia compromesso comunque l'azione di Scarponi, suo compagno di squadra, nelle retrovie. Roberto, a te la chiosa allora. No, io sempre tornando su questo episodio concordo perfettamente con quello che dice Marco Saligari, e vorrei dire a Marco magari se non sia il caso, no, a volte di addentrarsi più nei particolari e con i non addetti ai lavori, che molto spesso interpretano una gara di ciclismo come può essere interpretata una gara di pallavolo col time out o una gara di calcio. Io credo che a quel punto lì fermare Cunego sarebbe stato assolutamente, cioè non è che un corridore può fermarsi a un chilometro e mezzo, o cambiava la tattica in assoluto, ma avevano fatto, la logica era differente, era quello di avere una lepre in fuga e di cercare eventualmente il successo parziale. Ma credo che siano un pochino delle polemiche di basso bordo che, come dice Marco, dicono veramente poco. Ecco, spiegare che nel ciclismo c'è da pedalare soprattutto. Certo, vi ringraziamo entrambi. Allora, Marco Saligari per essere stato con noi, grazie, a presto. Grazie a voi, a presto. E Roberto Sardelli di velobike.it, che domani sarà sull'arrivo di Milano, Roberto. Sì, assolutamente, racconteremo uno spettacolo che speriamo possa regalare ancora emozioni. Non tutto è definito, veramente. Vedremo quest'ultimo pomeriggio con tanta intensità e con tante emozioni, che questo giro magari è stato un po' avaro. A domani, Roberto. A domani. Sono Domenico Pozzovivo e sono fuori di bici. Sono Oscar Gatto e sono fuori di bici. Sono Morano Mosar e sono fuori di bici. Sono Damiano Cunego e sono fuori di bici. Sono Eros Capecchi e sono fuori di bici. Sono Danilo Di Luca, sono fuori di bici. Sono Francesco Chicchi, fuori di bici. Sono Vincenzo Nibali e sono fuori di bici. Sono Diego Lissi, sono fuori di bici.